Oggi facciamo un po' di pulizia. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state? Sì, oggi facciamo un po' di pulizia tra i nostri strumenti per la creatività, per la pittura e per il disegno. Innanzitutto, voglio ricordarvi che se non lo avete ancora fatto, vi aspetto in tutte le librerie con i miei due bambini, i miei due libri, Il ricettario dell'arte, la raccolta completa delle mie ricette per la creatività, tutte le ricette per i colori, per tutti i tipi di colori e tutte le tecniche, i medium, gli stucchi, le paste modellabili e tanto altro le troverete tutte raccolte in questo bellissimo libro che troverete in tutte le librerie. E se siete appassionati del colore, qui abbiamo il neonato, il grande libro del colore, un libro all'interno del quale non sono contenute solamente le modalità per creare quasi tutti i colori esistenti, ma anche tutte le curiosità, la storia, la cultura che gira intorno al colore. Vi aspetto in tutte le librerie, entrambi editi dalla Gribaudo, vi aspetto quindi anche online nelle librerie online qualora voleste comprarli. Adesso però spostiamoci di là e andiamo a vedere la pulizia in che cosa consisterà. Ed eccoci qua con i nostri oggetti da pulire. Come vedete, sul piano da lavoro non c'è la gomma pane, perché quando mi chiedete come si pulisce la gomma pane, devo rispondervi solo in un modo: plasmandola con le dita. La gomma pane non si pulisce quando non è più in grado di assorbire la grafite, va semplicemente buttata via e cambiata. Ma prima di allora passa molto tempo. Nel frattempo, lavoratela molto tra le mani e vedrete che lo sporco andrà a mitigandosi all'interno dell'impasto stesso. Ma adesso come si puliscono gli sfumini? Come si puliscono le spatoline? Come si pulisce la gomma? Molto semplice. Cominciamo dagli sfumini. Prendiamo un pezzo vecchio di carta abrasiva, carta vetrata. Qualunque carta appunto che abbia una superficie bella rugosa, potete utilizzare anche le limette queste qui. Guardate, vi prendo un bello sfumino sporco sporco, vi avvicino ben bene e il lavoro che dovrete fare è semplicemente questo. E poi, così arrotolando, togliere lo sporco. Questo era molto sporco, lo sporco era bello assorbito fino in fondo. Voilà. Quindi roteare lo sfumino, tenendolo sempre obliquo, farà tanti pelucchi e voilà, eccolo di nuovo, bello e pulito. Inutile tagliarlo col tagliabalza, procurerete solamente dei danni al vostro sfumino senza raggiungere l'obiettivo, che è quello di consumarne il meno possibile e di pulirlo in maniera bella profonda. Voilà. Primo sfumino ripulito. Quindi con le dita rifate la punta ed è pronto per essere riutilizzato. Proviamo con questo che è bello rovinato. Voilà, muoviamolo su tutta la superficie. Già la prima è fatta. Voilà, la seconda è fatta. E adesso ruotiamo, ruotiamo, ruotiamo.
E anche questo è bello pulito. Ne facciamo uno sulla limetta per le unghie per vedere se viene uguale? Eh sì, viene proprio. Questa limetta è proprio piccola, ce ne sono in commercio anche di più grandi. Voilà! E anche in questo caso le punte sono di nuovo pulite. Facile, no? Allora, adesso passiamo al secondo oggetto da pulire. Le simpaticissime spatoline che vedo molto spesso mettere sotto l'acqua corrente e io mi spavento quando succede questo perché ci sono delle parti tipo le ghiere, essendo il manico in legno, che rimangono molto umide e quindi tendono ad arrugginirsi. In realtà, le spatoline non dovrebbero mai entrare a contatto con l'acqua o quando questo succede, subito dopo asciugate perfettamente. E allora, come si puliscono le spatoline? Molto semplice. Si prende una spatolina e si prende quella da pulire e semplicemente si sfregano l'una contro l'altra. Questo è l'unico modo giusto per pulire le spatoline. Si va in tutti gli interstizi, in tutti gli angolini, guardate qui, e semplicemente, meccanicamente si puliscono. Poi, se proprio siete delle tipe super 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 pulite che volete che siano splendide splendenti, si prende una salviettina umidificata o un pannetto umido e si fa questo lavoro e dopodiché si asciugano immediatamente con una pezzetta. Voilà, e la spatolina è bella asciutta per la prossima avventura. Stessa cosa anche con i manici. Il manico non va messo sotto l'acqua corrente, ma va scorticato via dalle impurità ogni volta che questo viene a sporcarsi. Che cosa significa? Che lo sporco va fatto totalmente asciugare quando è un po' asciutto e un po' no, per poi essere tolto con maggiore agevolezza semplicemente scorticando. È un lavoro anche molto soddisfacente e divertente, devo dire. Poi anche qua semplicemente si passa la pezzetta e si tira via lo sporco. Non avrete mai, se utilizzate le spatoline, delle spatoline nuove sempre. L'unica accortezza che potrete avere è ogni tanto carteggiare i manici, ridare una mano di attasso per verniciare nuovamente, per dare colore di nuovamente ai manici e passarle con la gomma lacca. Ma sinceramente non lo fa quasi nessuno. Io mi limito semplicemente a pulirle e a tenere appunto la parte metallica sempre pronta all'uso. Guardate qua, questa è una spatolina di Gabriele. E allora, gliela puliamo? Questo è cemento addirittura. E come vedete, semplicemente con un po' di olio di gomito, e non è solo cemento, c'è anche colla qua sotto, viene via il tutto e ritornano super super specchiate. Voilà! E questo è l'unico modo giusto per pulire le spatoline che devono risultare da pulite così brillanti.
Ultimo oggetto che non è nemmeno tanto sporca, ma che comunque prima di ogni sessione di disegno va pulita, questa ve lo dico io che dovete pulirla, non disegnate con le gomme sporche che poi quando andate a cancellare lasciate tutto lo sporco. E allora cosa si fa? Si prende un pezzo di carta da sacrificio e lo si usa per pulire la gomma, cioè la gomma prima di ogni sessione di lavoro va nettata da tutte le ombre del lavoro precedente. E anche durante il lavoro, signori miei, la gomma di volta in volta, vedete cosa fanno le gomme sporche? Vedete? La gomma di volta in volta va pulita. Perché se questa bella stampa l'avesse lasciata sul vostro disegno su cui stavate lavorando magari da giorni, le vostre imprecazioni si sarebbero sentite dalla luna e sarebbe stata soltanto colpa vostra. Il piatto della gomma si pulisce tutto, quindi non solo la punta, ma anche, vi faccio vedere, questa parte qua. Ok? Quindi la gomma deve essere prima dell'utilizzo e durante l'utilizzo sempre tenuta così, candida, per non far danni sui vostri disegni. Ed ecco che vi ho fatto un video che per anni ho procrastinato perché mi sembrava ovvio, però una delle mie caratteristiche è non dare nulla per scontato. Ciò che è ovvio per me potrebbe non esserlo per qualcun altro. Quindi vi ho fatto vedere tre metodi facili ed efficaci di puliture di tre strumenti fondamentali per la pittura e l'arte. Per la pittura ed il disegno. Spatoline che da oggi saranno sempre super brillanti, gommine super candide e sfumini ben appuntiti e sempre puliti. Bene, spero di esservi stata utile, se è così pollice in su, ci vediamo subito dopo per altre due chiacchierine insieme. Visto com'è facile tenere sempre splendidi e brillanti i nostri strumenti, mi raccomando, quella volta che deciderete di lavare col sapone le spatoline, poi con il phon, mi raccomando, con il phon asciugate bene questa parte qua, la ghiera, perché qui si annida l'umido tra il legno e il ferro e fa arrugginire il ferro e marcire il legno. Vi ho detto della gomma pane, di lei non abbiamo parlato all'interno del video perché non è necessario null'altro che fare questo lavoro. Facendo questo lavoro la grafite intrappolata si andrà a stemperare nella pasta della gomma e la gomma risulterà ben presto di nuovo. Potete fare, vedete, anche lo sfilacciamento e ricomposizione e la gomma tornerà pressoché utilizzabile. Quando rilascerà grafite pur avendo fatto questa operazione è giunto il momento di buttarla via. Ho sentito dire di tutto, la lavo, no, non si lava, questa si consuma con l'utilizzo. E invece per quanto concerne i nostri amici sfumini basterà sfregarli con della carta abrasiva o con una limetta per unghie. È molto semplice, veloce e funzionalissimo come metodo. Mi raccomando, non utilizzate gli strumenti sporchi e soprattutto, se vi posso dare un consiglio, a fine di ogni sessione di lavoro pulite gli strumenti, perché è veramente una cosa antipatica doverli pulire tutti prima di cominciare a lavorare. Molto spesso fa passare la voglia di lavorare. Un'altra piccola tips volevo darvela riguarda le spatoline. Le spatoline molto spesso si storcono o perché rimangono incastrate nei cassetti o perché cadono di punta. Rimettere in forma le spatoline è molto semplice, basta farlo con una pinza, si va semplicemente a ristabilire la forma prendendola tra appunto la pinza e muovendola in maniera tale da appiattire prima in un verso e poi nell'altro, seguendo appunto quelle che sono le problematiche della nostra spatolina. La mia era ammaccata leggermente in punta,
voilà, ritornata pressoché perfetta. Quindi non buttatele se si ammaccano, ma rimettetele in forma, un po' come facciamo quando anche noi ci ammacchiamo, dopodiché ci rimettiamo in forma. Spero che questo video, che ho dato per troppo tempo per scontato forse, vi sia stato utile. Fatemelo capire con un pollice in su e una condivisione se vi è piaciuto. Venitemi a trovare su tutti i miei social, Facebook, Instagram e TikTok, e anche sui miei altri due canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa, il mio canale di lifestyle e il mio canale di cucina. Non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento sempre qui per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!